professor Ernesto Longobardi, serve questa austerità per l'economia europea, mondiale? A mio modo di vedere no, io credo che l'austerità finora abbia fatto danni molto forti, soprattutto per i paesi che in Europa hanno un debito pubblico molto elevato, come l'Italia, il Portogallo o la Grecia. Per questi paesi le regole fiscali europee sono difficilmente sostenibili. Io credo che il tema che la Grecia aveva posto all'Europa, cioè quella della ristrutturazione dei debiti pubblici, sia il tema fondamentale e che solo una volta sciolto questo nodo dell'alto indebitamento dei paesi si potrà, diciamo, riproporre un discorso di regole fiscali. L'austerità finora, nonostante si sia parlato di austerità espansiva, se la sono inventata alcuni economisti già una ventina d'anni fa, è stata sostanzialmente smentita dai fatti. Lo stesso Fondo Monetario Internazionale che l'aveva sostenuto ha dovuto ricredersi, è tornato indietro, è tornato su posizioni nelle quali le politiche di bilancio restrittive vengono giudicate per quello che sono, cioè con un impatto negativo sul livello di attività economica e dell'occupazione. E quindi quali gli strumenti per far riprendere l'economia secondo lei? Rivedere le regole, cercare di recuperare una politica fiscale attiva, anche se a mio modo di vedere non deve essere semplicemente una politica di spesa, quale che sia una politica di disavanzo di bilancio, deve essere una politica che riprenda un programma soprattutto di investimenti pubblici, cioè una carenza di investimenti pubblici enorme. Gli investimenti pubblici possono coniugare una spinta, diciamo, ad una crescita economica nel breve periodo con un aumento della produttività di sistema nel lungo periodo. Quindi credo che la chiave sia quella degli investimenti pubblici. Secondo lei quali sono le sue parole chiave per il futuro? Ma io direi appunto queste: crescita ma investimenti pubblici.